Buona ragazzi, ciao a tutti le Nick Rega, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Land of Italy. E come sempre inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questi e tantissimi altri videogiochi scontati. Allora ragazzi, oggi sono da solo, mi dicaccio impegnato, ma riusciremo comunque a fare tutto quello che c'è da fare, nello specifico ancora di verità non lo so. Di sicuro ci abbiamo da fertilizzare questo nostro nuovo terreno, così lo prepariamo per la prossima volta. Abbiamo già, come ben ricordate, finito di raccogliere tutto, insomma. Abbiamo finito di raccogliere l'erba, l'abbiamo già data agli animali, tecnicamente possiamo proseguire col gioco, insomma, con le giornate, va, si può proseguire. Tempo giusto che fertilizzo, perché sennò è uno spreco. L'erba poi me ne trarrà di meno ed è un peccato. Allora, andiamo un attimo a vedere la situazione con gli animali. In teoria è tutto a posto. Ah, voglia. Non me possono proprio dire niente. I cavalli hanno un gran bel valore, bisogna dirlo. Vabbè, le fabbriche e quant'altro stanno a lavorare. Farina non ne possiamo fare perché giustamente l'abbiamo già fatta e l'abbiamo già pure venduta, mi pare. I debiti ne abbiamo purtroppo, però a breve con i cavalli magari togliamo un pizzico di questo debito. Va bene, insomma è tutto a posto. Da vendere mi pare che non c'è praticamente niente, a parte i fichi d'India, ma quelli si vendono a ottobre, siamo a maggio. Però tempo di qua a là si deve trebbiare un'altra volta. Abbiamo comunque un bel po' di fichi d'India da vendere, parecchi. Latte di capra, poca roba, ma ancora poca, però tra poco dovrei proprio considerare l'acquisto, beh, di un caseificio. Altrimenti che ci facciamo poi con latte di capra? Finisce che non ci famo niente. Però ancora abbiamo troppo poco latte. Non è il momento di comprare questa cosa, oltretutto siamo mega indebitati. Io penso che forse che quasi quasi riusciamo a vendere i cavalli. Forse. Così guadagniamo un po' di spicci finalmente. Soprattutto mi devo togliere tutto quel debito. Ne ho un po' troppo. Beh, ovviamente non mi poteva bastare. Però mi pare che Medicaccia aveva abbandonato un pallet nel negozio. Allora, sicuramente ci abbiamo da trebbiare mo a breve. Quindi oggi se trebbia e volendo potremmo vendere i cavalli, perché c'è un motivo, anche se i cavalli ancora salgono di valore. Stavo pensando che se vendo i cavalli posso naturalmente restituire il debito, perché pagare gli interessi del debito non è una cosa da poco. Comunque questo è un pallet di semi, non è di fertilizzante, e quelli sono calceviva. Quindi mi serve un pallet di fertilizzante solido, perché non ce n'è manco uno. E direi che abbiamo completato. Abbiamo fertilizzato tutti e due i terreni. Mo lo mandiamo in farm e ci togliamo questo pensiero. Guardalo! Ok. Allora, noi abbiamo, non mi ricordo cosa abbiamo seminato. Cos'è? Avena, orzo. Tanta avena. Sì, l'avena mi ricordo per farci farina, perché tanto per i cavalli gli diamo l'erba, il fieno. Ok, quando è che è pronta sta avena? Il giorno successivo. Quindi possiamo andare a dormire. Giusto il tempo di dare un'occhiata all'usato. C'è un gran bell'andini, ma non è quello che ho venduto io. No. Non credo che questo... No, ma questo Landini non ce l'ho... L'ho venduto... Io, raga, non mi sto ricordando. Ma non credo di aver venduto un Landini. No. No, 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 no. Aspetta, fammi vedere una cosa. Oh, ma quasi quasi, raga. Ma se facciamo il cambio... Che questo trattore è scassato del brutto. Potrei anche considerare l'acquisto di questo Landini. Voglio dire, c'ha 190 cavalli.
Sempre più di questo, che questo mi pare che è il 160 cavalli. Ma sa che non è una cattiva idea. Mi sa che, oh, sempre meglio 39 ore di utilizzo di 44.000, no? Sempre meglio, è sempre più sano. Di sicuro è molto meglio. Sto bug della miseria. Sto strambo bug. Beh, da quando ho messo quel Ducato, che ogni tanto mi do sto problema. Ma vabbè, tanto faccio il ripristino e risolvo il problema. In teoria. Ok. Io quasi quasi lo faccio, raga. Qui c'è, ecco il, no, questo è il New Holland, ho sbagliato. Lo avevo scambiato per il New Holland. Allora, non vale un fico secco, però lo vendo. Diciamo che tecnicamente venderlo non risolve niente, perché non vale niente. Il problema è che le condizioni, o se no me lo devo tenere come me. Allora, vi spiego, perché riparare sto mezzo costa sempre parecchi soldi. Però se per dire io non lo uso per lavorare, ma lo uso per fare piccole... cioè, come dire, non lo riparerò mai, non ci spendo soldi. Se io non ci spendo mai soldi, potrei anche tenermelo per 1000 euro. Perché venderlo per 1000 euro è un peccato. Il problema è che a mantenerlo mi costa. Mantenerlo se lo riparo, se non lo riparo non mi costa niente. Per fortuna non c'è un costo di mantenimento giornaliero, mi pare, no? Non c'è un costo che dici il mezzo è vecchio, paghi a prescindere ogni giorno. Non c'è sta cosa, mi pare. Non mi pare che c'è sta cosa. Sta cosa qui c'era una sezione qua. Allora, veicoli venduti, nuovi, bestiame, animali, costruzioni, edifici, terreno, costi operativi. Forse il costo operativo è quello. Forse mi mangio soldi col costo operativo. Potrebbe essere. Però aspetta, nei giorni scorsi non ho pagato niente di costo operativo, quindi non è possibile. Non sto spendendo soldi dal costo operativo, perché nei giorni precedenti non ho speso niente. Quindi non sto, quindi lui non mi consuma dei soldi. Pagamento salari, altro, no. Interessi prestito, 1000 euro al giorno, neanche tanto male alla fine. Neanche tanto poi. Non è tutto sto granché. Quindi me lo potrei tenere, raga. Perché tanto a venderlo che ci risolvo. Però è molto vecchio, c'ha meno cavalli, si scassa in fretta. O insomma, lo pigliamo o no? Vabbè, i cavalli li devo vendere lo stesso. Oh, per forza. Però è un... ma questo non mi interessa, questo costa troppi soldi. E Landini poi è italiano, insomma, ci sta alla grande. Però non mi sto ricordando se sto Landini ce non ce l'avevo in teoria. Però sti due aratri qua, ma penso di no. È che con tutte le serie che ho di farming mi si fonde il cervello a ricordare quello che ho fatto. Comunque non ce l'avevo, mo ce l'abbiamo. È impossibile che l'avevo prima. Dove lo potevo mai usare così tante ore? Vabbè, oh, e boh, ce l'abbiamo. Landini 7-200. Landini serie 7, credo, no? Sì, Landini 7. Beh, di sicuro è molto meglio in confronto a quello che c'ha più... molte più ore. E questo c'ha pure più cavalli. Potenziabile anche questo. Questo, volendo, si può anche potenziare il motore. Allora, ripara per 2000 euro. A posto. Configura, volendo, il motore si potrebbe potenziare a 225 cavalli. Volendo potrei anche farlo, però a dire la verità, sì, lo famo, andiamo. Ma sì, famolo, va. 17.000 euro, amoni, dai. Quindi con quasi 100.000 euro mi sono fatto 225 cavalli di trattore. Però ci sta, eh. Oh, c'abbiamo una bella bestia qua. E quello lì è un peccato venderlo per 1000 euro. Piuttosto, se non spendo soldi a tenerlo, diciamo, nella mia farm,
non lo riparo, lo uso per piccoli lavoretti dove non servono tanti cavalli, perché praticamente man mano che si rovina, man mano che diciamo aumenta la necessità di riparazione, in pratica lui diventa come se perde dei cavalli, no? Come se da 160 scende a 150, 140. Ma se io non lo devo usare per lavori particolari, ma per piccoli lavori, che me frega se è scassato? Perché insomma vale 1100, poi ogni volta che lo devo riparare devo spendere 1000-2000 euro. È chiaro che dici, caspita, a poco ti viene a costa un botto di soldi a mantenerlo. Ma se io non lo riparo, lo uso solo per piccoli spostamenti, piccole cose dove non mi interessa avere tutti i cavalli a disposizione, insomma, che ci faccio alla fine con 1000 euro in più? Niente. Quindi non c'è un motivo di venderlo. Ma questo invece con 39 ore si danneggia molto più lentamente, c'ha molti più cavalli e mi tornerà utile, molto utile. D'altronde quanti... Beh, abbiamo il New Holland che anche lui ha un bel po' di cavalli. Ma avere due trattori con tanti cavalli è sempre meglio di averne uno, no? Questo vabbè, questo è abbastanza nuovo, ma questo è buono per piccoli lavoretti. Ovviamente c'ha molti meno cavalli, ma non mi ricordo di la verità quanti ne ha. Forse ne ha pure lui un 160. Va bene. Comunque sia, parcheggiamo qua. Allora, mo siamo a posto. Ne ho approfittato. Ho preso un... D'altronde, vado a trovare un landino in offerta. Effettivamente, è difficilissimo. Ore 9 del mattino del giorno successivo, perché tanto non c'è un fico secco da fare. Abbiamo già dato da mangiare a tutti. Abbiamo già fatto tutto. Giorno successivo finalmente si può trebbiare. E magari forse posso anche vendere i cavalli. Magari mo valgono 37.000. In più abbiamo anche guadagnato dei soldi dalle olive, credo. In pratica mi sono quasi ripagato quel trattore, mica male. Allora, l'usato, fammi dare un'occhiata, vediamo. Questo è interessante, ma noi non abbiamo le vacche. Questo è interessante, ma con tutti i trattori che ho, sinceramente. Questo è molto interessante, tutto sommato. Non è caro, ed è una bella imballatrice, devo dire, no? Che balle fa, da 125? Ah, fa pure l'insilato! Trasforma paglia o il fieno in balle. Mica male! Mica male! Questa fa balle di fieno, di paglia e fa pure l'insilato. Per 38.000 euro, raga, mi pare un bel affare. Ne vale la pena considerarla. Io la prendo veramente. E chi me ne frega a me? Tanto c'ho quella a noleggio, però è meglio questa, secondo me. È meglio. Fa molte più cose. E non è a noleggio, è tutta mia. Va bene, restituiamo questo. Avanti, mi servono un 40.000 euro. Io direi che vale la pena. Allora, 38.000. È un affare. È molto economica. Va bene. Allora, ma i cavalli quanto valgono? 37.500. Potrei venderli e sicuramente conviene che li vendiamo dal posto stesso. Tanto alla fine se ce li porto io che me cambia? Risparmio 2000 euro, 3000 euro, ma devo fare 50 viaggi, chi me lo fa fare? È meglio venderli da sul posto, è più sbrigativo e... è meglio, non dico economico ma meglio. Allora, dove stanno i cosi, i cavalli, visita... Aspetta, mi sono perso. Allora, se io lo volessi vendere, sono 300 euro a cavallo. 3.000, 4.000 ci perdo se li vendo da qua. Ma sinceramente, 4.000. Già solo il noleggio del carrellino sono più di 2.000, quindi tanto vale che li vendo da qua, sì. Ma ci perdo poco, ma... Vendiamoli, li vendiamo, raga, perché abbiamo tutto quel debito che alla fine...
Direi che... Oh no, che dite? Ma sì. Ormai ho cominciato. Ok, ah, dai, vendiamole tutte e non ci pensiamo più. Così andiamo anche in positivo con i soldi. Abbiamo superato il mezzo milione. E mo' li piglio tutti di un colore, ragazzi. No, voglio fare click qua. Tutti e 16, 8.800 euro, vai. Va bene, li ho presi tutti uguali, ma almeno abbiamo fatto in fretta. Ci abbiamo 600.000 euro. Ok, salutiamo sto debito maledetto. Perché tanto ve l'ho detto. Ok, che si poteva aspettare un valore migliore, però gli interessi del prestito, insomma, anche se non era molta roba, però vabbè. Così non abbiamo tutto quel rosso. E ci abbiamo pure 111.000 euro extra in più. Che poi magari possiamo anche investire. Allora, qui abbiamo l'avena pronta per la raccolta. Giusto, come ci vado? Anzi, a proposito, la lama è il problema. La lama per quella trebbia. Mamma mia, quante ne abbiamo di pallet di fichi d'India. Strapieno. Già, poi dovrò vendere pure quelli. Aspetta, mi sa che devo passare da sotto. Ma che non... Ma a me pare che una volta c'ero passato di qua. Appunto. Comodo, eh. Sto posto è dannatamente scomodo. Tensione per un pelo. Allora, ce la famo. Abbassa, accendi. Ce mettiamo l'operaio. Così possiamo. Sì, ma tanto l'operaio sembra ignorante. Anche se ci metto l'operaio si va a schiantare contro qualche cosa, come al solito. Mi stai a fare la paglia, no? Falla. Tanto ci abbiamo l'imballatrice nuova. Volendo si può fare un po' di paglia. Anzi, a proposito, mettiamoci l'operaio così me la vado a fa sta paglia. Perché no? Così mi... Vai. Sì. Così facciamo un attimo sta cosa. Abbiamo comprato il trattore nuovo. Ci abbiamo i landini. Andiamo a prendere sto class. Facciamo... E facciamo insomma qualche balla, no? Balla di paglia. Così se prova. Vediamo un po' dall'interno questo nostro nuovo Landini. Piano. E te pareva, l'ho già spaccato. Allora, l'erba intanto qua cresce, giustamente, dovrà ricrescere. Ce l'abbiamo un attimo lo shop? Ma vallo a trovare qua. Vendite, io me perdo. Allora, voglio vedere un attimino com'è la situazione con gli animali. Ovviamente il cibo non gli manca.
Ah, il cibo ancora ne hanno, è vero, perché avevo lasciato delle balle in più, è vero. Manca, malavena manca l'acqua. E a te pareva che non si bloccava su di un ostacolo? Lo sapevo io. Ripara. Avanti, insomma, un 40.000 euro mi è costato. Torna in farm. Sto pallet, porca miseria. A posto, sì, quest'altra trebbia, mannaggia, sarebbe comodo utilizzarla naturalmente. Questo mi pare che c'ha il cassone, sì. Quindi potrei scaricare la trebbia con questo. Quell'altra trebbia, sì, la dovrei portare a lavorare, ci vuole però una lama, ci vuole. Per ora non è piena. Lo si può scaricare. Allora, questa può fare solo balle da 125. Non fa balle più grosse del 125. Questa non ne fa balle più grosse, le fa solo piccole. C'ha questo difetto. Fa tutte le balle, fa quelle di insilato, ma non fa le balle più grandi di 125, quindi fa solo le balle piccole. Però in una mappa come questa, che i terreni sono piccoli, non è che facciamo tante balle, quindi tecnicamente parlando va bene, anche se le balle sono piccole non è un problema. Lo dice anche Miticaccio, che salutiamo. Ha bisogno di essere scaricato? Yes. Eccola qua, la piccola ballina. Non farà di sicuro, non si può fare con la paglia, quindi la molli giù, bravo. Allora, andiamo a scaricare. Devo passare per di qua. Distruggo? Non distruggo? In teoria 12.000 qua dentro per scaricare. Ok. Ne approfittiamo, ce l'abbiamo, sto ducato, ne approfittiamo. Mi pare che è da 5.500, no? Ok, praticamente un'altra scaricata se la può fare. E io qua posso proseguire con la creazione delle balle di paglia. Ah, lì c'è pure una balla piccola di paglia di quella vecchia. Ok, piano 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 sta curva. Ci siamo. Una nuova balla in arrivo.
Almeno. Comunque dai, buona è questa imballatrice. Molto buona. Con quello che mi è costata, fa tutto quello che serve a me. Se voglio fare un po' di insilato lo posso fare. Per eventuali future vacche. Ma giustamente questo però è in mezzo alle scatole. Stabini. Un'altra balla in arrivo. Vabbè, spegniamo qua che mi sa che quello tra poco sarà pieno un'altra volta. Ho sbagliato tasto. Penso che quello tra poco sarà pieno di nuovo. Apro tubo, compà, che te scarico. Che mi picchia per il culo? Aprilo! E questa è tutta vena per fare poi la farina. A posto. Abbiamo caricato un 9000. Cioè basta. Così la trebbia può proseguire tranquilla per un po'. Io direi che vado subito per ora a scaricare nel magazzino. Poi più avanti si va a scaricare dove serve. È silos, insomma, però la scarichiamo qua. Va bene, ragazzi, oh, mi sa che vado a concludere il gameplay, che il tempo, guarda caso, ama tanto volar via. Quindi c'è da andare avanti, ovviamente, con la trebbiatura dell'avena. Ma intanto oggi abbiamo venduto i cavalli, ci siamo tolti almeno il pensiero del debito, abbiamo comprato un nuovo Landini, un trattore in più con tanti cavalli che fa comodo e niente, abbiamo quindi acquisto, un bel acquisto, vendita cavalli e lavorazione terreni oggi. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto il gameplay, vi vado a ricordare come sempre che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. In descrizione ci trovate i miei canali social. Vi saluto, ragazzi, ciao, alla prossima!